Ciao amici, ho comprato i gamberi, belli giganti, Giant Prawn, ne ho comprati un bel po' perché stasera voglio fare, anzi non io, vi faremo io e mia moglie, i gamberi al tamarindo. Andiamo subito a vedere a che punto sono questi fantastici gamberoni. Eccoli qua. Guardate che splendore. Voilà, questi li prendo da un mio amico qua che ha un Thai, che ha un negozietto, un mini mart, non 7-Eleven o Family Mart, uno privato, e che ha anche un allevamento di gamberi e ogni tanto lui li vende all'ingrosso, però ogni tanto me li vende anche a me, 1 chilo, 2 kg. Guardate, guardate la grandezza di questi gamberi. Per fare gamberi col tamarindo si devono usare questi gamberi grandi, vedete, sono grandi. Quanto la mia mano, forse anche di più. Allora, bisogna aprirli al centro, togliere la crosta qua al centro e poi aprirli in metà, togliergli quel filetto nero, l'intestino che c'è dentro. Si fa un'incisione così al centro. Vedete come si apre bene la polpa? Poi si fa questa incisione vicino alla coda, di modo che si apre bene. Ecco il gambero bello aperto. Allora andiamo a vedere gli ingredienti che useremo. Ovviamente c'è la salsa di tamarindo, questa l'ha fatta mia moglie col tamarindo fresco. Però se non ce l'avete, visto che è difficile trovare il frutto del tamarindo in Italia, potete usare la salsa di tamarindo, quella già fatta. Un po' di cipolla rossa o anche lo scalogno potete utilizzare in Italia. Nampla, la salsa di pesce. Il pepe. Sale. Peperoncino essiccato, non troppo, dipende se vi piace tanto piccante o meno. Un po' di zucchero di cocco, zucchero fatto con la pianta del cocco, che è questa bustina, noi l'abbiamo già preparato qua su questo piattino. E poi utilizzeremo anche un pizzico di farina di tapioca. Nel frattempo abbiamo quasi finito di pulire ed aprire questi gamberoni. Mamma, questo è enorme. Vai. I gamberi sono completamente sgusciati, possiamo iniziare. Allora, questa è la salsa di tamarindo che abbiamo fatto. Si fa col frutto fresco del tamarindo e poi si fa bollire dell'acqua e si versa bollente in una scodella che prende questa consistenza e poi si travasa con un colino e si prende solo la salsa senza il frutto. Vedete che ha fatto una specie di crema. Ok, vedete nella scodellina sotto. Ha travasato dal colino e ci è rimasta la salsa. Guardate che bell'aspetto, cremosissima. Ora apriamo questo sacchetto di farina di tapioca e ne versiamo un po' nella ciotola. Un po' di pepe. Voilà. Sale, un pizzico di sale e poi si deve mescolare così. Poi passiamo i gamberi nella farina, si infarinano così in questo modo. Diventano belli bianchi. Ecco i nostri gamberi belli infarinati.
Prendiamo una padella semplicissima e mettiamo un po' di olio, va bene olio di palma o olio di soia, va bene, insomma, qualsiasi cosa, e li facciamo friggere. Ok, si prendono i gamberi e si immergono nell'olio bollente. Pochissimo, proprio solo un minuto, se no poi diventa tutta dura. Guardate come friggono, appena diventano rossi poi si tolgono. Stanno cominciando a prendere il colore rosso. Ok, poi appena diventano rossi si tolgono e si mettono da parte in un piatto. Voilà. Ok, abbiamo finito la fritturina. Allora, poi si prende un'altra padella pulita. Si versa un po' dell'olio della frittura, un pochino. Ok. Versiamo la cipolla rossa oppure lo scalogno. Noi utilizziamo una bella cipollina rossa e facciamo rosolare. L'unica pecca di cucinare così a casa, si muore dal caldo, sto sudando. Ok, aggiungiamo la nostra salsa di tamarindo. Andiamo ad amalgamare con la cipolla. La salsa di pesce. Un bel cucchiaione di legno. Lo zucchero di cocco. Vedete, è giallo, sembra una crema. Questo non è dolcissimo, sembra tanto, ma non zucchera tanto. Il gusto poi finale verrà agrodolce. Poi facciamo scioglierlo nel composto. Aspettiamo che si sciolga tutto. Peperoncino essiccato, una puntina. Se vi piace più piccante ne mettete di più, se vi piace meno di meno. Infine, come ultima cosa, si mette della cipolla fritta. Questa la vendono nei sacchettini, penso si trovi facilmente anche in Italia. Ok, vedete che comincia a prendere consistenza la salsina. Ok, il sughetto è finito. Adesso dobbiamo aggiungere i gamberi. Ok, andiamo ad aggiungere la salsa del tamarindo nei gamberi che abbiamo fritto precedentemente. Adagiamo la salsa sopra. Ok, vai, vai. Ancora un po'. Guardate che crema. Infine ci aggiungiamo sopra un po' di questa cipolla fritta fatta tutta a granuli. Eccoci qua. Come decorazione ci mettiamo un po' di pacì, che è il prezzemolo Thai.
No, non mi sei vaccino. Però io non lo mangio, mi mangerò solo i gamberi. Però esteticamente fa la sua figura. Beh, è venuto un bel piatto, molto decorativo, speriamo sia anche buono. Tutto pronto per l'assaggio. Eccoci qua il nostro piattone, non vedo l'ora di assaggiarlo. Guardate qua la bellezza di questi gamberoni. Mettiamoci un po' di salsa. Ecco ragazzi, numeri uno. Anche la testa è buona, guardate quanta polpa c'è nella testa. Amici, io finisco di mangiarmi i gamberoni, potete provare a farli a casa. Guardate qua. Ah, vi dico una cosa, il gusto alla fine della fiera viene, è un agrodolce. Si sente il tamarindo che ha un gusto forte, non dico amaro, però diciamo acidulo. E poi con lo zucchero di cocco che compensa viene questo agrodolce spettacolare. Ciao amici!